Materano con la festa nel sangue, nel cuore. La prima volta che hai sfasciato il carro avevi solo 16 anni, vero? Sì, avevo 16 anni, ero un ragazzino e abitavo nel rione Piccianello, dove tuttora è la fabbrica del carro. Andavamo a giocare a pallone avanti al piazzale, che adesso si chiama Piazzale del Carro Trionfale. Nel mese di febbraio iniziavamo già a vedere che già i costruttori del carro cominciavano a portare già il materiale per la costruzione e questa cosa ci incuriosiva tantissimo. Dal primo giorno che iniziavano a lavorare fino all'ultimo giorno noi stavamo sempre lì. Hai una vera e propria collezione di pezzi del carro raccolti negli anni, ma fra questi ce n'è uno in particolare, un angioletto che per ben due volte è stato sul carro. Questo angioletto che ho tra le mie mani è andato due volte sul carro, sia nel 1995 che nel 1996. Quell'anno il carro fu bruciato, mi ricordo benissimo che il 50-60% di quel carro erano dei pezzi miei. E mi ricordo benissimo che quella sera volevo riprendere questo angioletto qui perché mi piaceva tantissimo. Infatti riuscii a prenderlo e si ruppe anche la gamba a questo angioletto. Che cosa si prova ad assaltare il carro? Beh, l'emozione è bellissima, veramente bella, anche se la gente dice ma non hai paura a farti male, tutta quella gente lì. Forse perché ho iniziato molto piccolo e quindi questa paura non ce l'ho. E poi qui a Matera dicono chi ha un pezzo del carro porta fortuna, avere un pezzo del carro in casa. E quindi anche quando prendevo un foglio di giornale pittato, per me era sempre un trofeo. Che era sempre un pezzo benedetto, un pezzo che comunque è andato la Madonna su quel carro e quindi un atto di devozione. Porteresti un tuo figlio ad assaltare il carro con Sì, te? lo porterei. Guarda, infatti mia moglie mi dice sempre, ma non dire queste cose al bambino, perché gli dico io quando ero quanto te già andavo a vedere come costruivano, oppure salivo sul carro dopo la rottura per prendere un foglio di giornale pittato. Ma lui vuole andare, mia moglie che non vuole, quindi. Quest'anno però ricopri un ruolo diverso, da consigliere comunale. Sei stato anche nominato dal comune per assicurare il tuo contributo come membro della giunta del consiglio comunale alla buona riuscita della festa. Quest'anno allora non sarai sul carro a distruggerlo? Proverò un'altra emozione di far arrivare al centro il carro, così sarà un'altra soddisfazione. Diamo spazio ai giovani e spero che i giovani vogliano i giovani di una volta, non i giovani di adesso, che vanno a saltare il carro con un altro spirito, diverso da quello nostro. Tra l'altro, dopo la rottura del carro si facevano vere e proprie feste, proprio qui in questa piazzetta, in questo ex vicinato dei Sassi. Qua era proprio una festa, perché arrivava quasi tutto il carro intero, mancava solo la struttura, perché tutti i miei amici sapevano il ritrovo e i pezzi che stavano tutti fuori qua, la gente passava, si fermava a fotografare i pezzi e per noi